Abbiamo il gioia di celebrare la Santissima Eucaristia. Nell'introdurci a questo incontro di preghiera voglio parlarvi di acqua, non perché qui ci sia la diga più grande d'Europa in terra battuta, ma se è vero che la profezia è profezia, quando questi fratelli furono eletti, e parlo di Filippo, di Teresa, di Maria Carmela, che è il nuovo comitato diocesano, ringraziamo Dio con un applauso. Di un flusso di acqua che sarebbe uscito dal sottostato. Conosciamo tutti il brano dell'Antico Testamento. Lì si fa al lato destro del Tempio, per noi è il costato di Cristo. E voglio parlare di acqua, soprattutto perché non so se qualcuno di voi è stato mai ha visto le cascate delle Marmore. Si trovano vicino Terni, in Umbria, ed è definita questa cascata a flusso controllato. In pratica l'acqua non scorre sempre, ma viene stabilito un tempo in cui l'acqua deve scorrere. Allora, siccome questo è il giorno del ringraziamento, mi va di ringraziare ogni comunità del Rinnovo dello Spirito, perché ha avuto la grazia di aprire queste paradisi, perché la grazia possa scendere dal costato di Cristo attraverso i seminari di infusione, attraverso gli incontri di preghiera, attraverso ogni piccolo incontro quotidiano avuto con un fratello della comunità e chissà forse avuto verso chi si incontra, perché tutti siamo chiamati ad annunciare Gesù Cristo. Oggi, sapete, io c'ho una trattoria, no? E chi è venuto lì mi ha detto buona fortuna. È chiaro, nel gergo dei carismatici, nel gergo dei cristiani, questa buona fortuna forse può significare buona grazia. Allora, sin dall'inizio di questo incontro, auguro a ciascuno di noi una buona grazia, perché dal costato di Cristo possa continuare ad uscire la sua grazia, che è lo Spirito Santo su ciascuno di noi. Quindi, se magari c'è qui qualcuno per la prima volta, pregheremo perché il Signore possa effondere il suo Spirito su di Lui, su di noi, su questa città che ci ospita, su Senise, su tutta la diocesi, su ogni sacerdote, su ogni consiglio pastorale, su ogni giovane, su ogni anziano di questa parte di Chiesa, perché possa essere abbondante. Allora, sin dall'inizio, aprite i cuori, perché attraverso di voi possa defluire la grazia e possa raggiungere chi ha bisogno di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo possa scendere con una potente effusione su ciascuno di noi. Amen. Ringraziamo il Signore e lo vogliamo fare con questo canto, però lo facciamo in questa maniera. Chi è qui per la prima volta in assoluto? Allora vi chiediamo di alzarvi. Grande storia d'amore che ci vede coinvolti con Lui. E chi è qui invece da 10 anni? Cioè, chi frequenta il rinnovamento da almeno 10 anni? Chi è qui che frequenta il rinnovamento da meno di 2 anni? No, tutti in piedi, Però vogliamo che si alzino almeno le mani, in modo tale che riusciamo a capire chi sono quelli che frequentano il rinnovamento da meno di 2 anni. Chi sono gli storici del rinnovamento? Tutti ci alziamo adesso e cominciamo a ringraziare il Signore con questo canto. Lodare il Signore significa riconoscere che Lui ci ha rapiti, che Lui ci ha tratti a sé e ci ha fatto riscoprire la grandezza dei figli di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore, egli è come un fiume, egli è come un albero piantato lungo il fiume, metterà radici a suo tempo. E noi siamo stati ringraziati dal Signore, allora con gratitudine iniziamo questo incontro, esprimendo al Signore tutta la nostra gioia, tutta la nostra gratitudine per quello che Lui ha fatto.
fatto, perché la nostra vita è caduta su un luogo delizioso che è il suo cuore. Amen. Gloria a te, Gesù. Gloria al tuo nome santo. Poi io vorrei che vi raggiunga tutti quanti l'abbraccio della Madonna, perché lei ci vuole bene come siamo stasera. Non manca nulla per avere tutto il suo affetto e tutto il suo amore. Ma ne abbiamo bisogno per sentirci subito sgelare il sangue tra di noi, perché quando siamo uniti e sentiamo nel cuore la comunione di fede, lo Spirito viene e farà miracolo, soprattutto per chi è nella sofferenza, chi è in attesa e sta perdendo la speranza. Salutiamo la mano con un sorriso tutti quanti. Lei è veramente qui e abbraccia particolarmente ciascuno di noi. La ringraziamo perché è lei che ci tiene per mano. Quindi buon viaggio con lei, con la Madonna. E ringraziamo in modo particolare la Madonna per la presenza di Don Franco Lacanna, che è vicario per la nostra diocesi. Gli facciamo un applauso che... Perché nella storia chiediamo a Gesù che questa sera rinnovi l'entusiasmo dell'incontro con Lui come il primo giorno, quando la forza della preghiera ha toccato i nostri cuori e ha cambiato le nostre vite. Amen. Gloria al Signore. Thank you.
Questo è un invito a noi, tutti, anziani, a tutti quanti, perché con la mente non lo prendiamo il Signore che passa. Bisogna, e Gesù dice, questo è un mistero, non lo misurerete mai, l'armonia della gioia di un cuore, dell'amore di un cuore, non la misurerai mai. Quindi il rispetto che intelligente è la sapienza del Creatore, ma adesso che passa il Creatore, accetta l'invito di venire, salta su, dice il Signore. Adesso ti è offerta questa, la lode, questa adorazione profonda che lo Spirito suscita nel cuore, per Gesù presente nella sua Chiesa. Non ci discute, salta sul carro, subito lasciarono le reti e aderirono, canta pure tu. Al Signore si aderisce con l'impeto del cuore, che è più armonioso ancora del cielo stellato e delle meraviglie del creato. È un invito di ciascuno di noi, accorato da parte di Gesù. Quando passa Gesù, non lo considerare troppo, non lo misurare. Il Signore è più di noi, ci viene e ci stracolla. Lasciamoci al Signore con qualche altro canto, abbandoniamoci e diciamo sì, Gesù, voglio fare l'esperienza del pieno abbandono alla tua persona. Io credo che tu sei presente e voglio abbandonarmi a te che mi sei venuto a chiamare e vuoi condividere con me la tua bella presenza, la tua bella persona. Alleluia, gloria, bella persona. Si realizzi questo progetto di bene, questo progetto di amore che Dio ha su di me, da ognuno di noi. Ci sono dei rumori che in questo momento come se non riuscissero a avvertire la presenza di Dio, perché si sono trovati soli in alcuni momenti. Gesù, ma tu dove eri? Dove eri quando io soffrivo? Dove eri quando io sono caduto? Il Signore ti sta dicendo, in quel momento io ero più vicino a te di quanto tu immaginassi. In quel momento sono io che ti reggevo tra le braccia, in quel momento ero io che ti umiliavo, in quel momento ero io con te. Apri in questo momento i tuoi occhi e vedimi accanto in tutti questi momenti, dice il Signore. Perché in questi momenti io ero più vicino a te di quanto ti immaginavo. Spirito Santo di Dio.
Non è vita questa, questo è il regno della morte. Il Signore dice: apri il tuo cuore, io passo e prendo e ti porto la vita mia, poi farai il controllo e vedrai qual è la vita, quella che viene dal cielo, qual è la vita che viene dalla mia offerta d'amore per te, con il dolore, con la sofferenza e con la croce. Apriamo il nostro cuore. C'è una conferma. Ora pensate da oggi per l'avvenire. Prima che si cominciasse a porre pietra sopra pietra nel Tempio del Signore, come andavano le vostre cose? Si andava un mucchio, da cui attendevano 20 misure di grano, e ce n'erano 10. Si andava un tino da 50 barili, e ce n'erano 20. Io vi ho colpiti con la ruggine, con il carbonchio e con la grandine in tutti i lavori delle vostre mani, ma voi non siete ritornati a me. Considerate bene da oggi in poi se il grano verrà a mancare nei granai, se la vite, il fico, il melograno, l'olivo non daranno più i loro frutti. Da oggi in poi io vi benedirò. Allora chiediamo, a conclusione di questo momento di preghiera, che il Signore ci riveli, ci educhi, ci ammaestri, ci svegli il potere di questa parola. Il programma della serata è finito, abbiamo tante altre cose attraverso le quali il Signore avrà il potere di svelarci il potere di queste parole. Allora ci sottomettiamo ancora una volta allo Spirito, però il programma deve andare avanti. Ma noi crediamo che in tutte le cose che faremo questa sera, da quando ascolteremo le meraviglie che il Signore ha fatto in questo tempo, dalla celebrazione dell'Eucaristia, dalla parola che ci sarà spezzata, tutto andrà in questa direzione. I nostri cuori saranno ammaestrati, saranno educati, ma poniamo davvero la nostra fiducia nel Dio vivente. Allora, come diceva Bob, ancora una volta diamo la nostra adesione al Signore. Buttiamoci nelle braccia del Signore. Il Signore ci benedice, perché è il suo desiderio che noi siamo felici. La citazione è Ageo 2, versetti 15-19. Le parole scorrono come la pioggia sui vetri. Lo Spirito, chiediamo, ognuno di noi lo invochi a nome personale. Io, Giuseppe, chiedo lo Spirito del mio battesimo, lo Spirito Santo tuo, Gesù. Quello che è effuso sulla croce, sul Calvario, che da 2000 anni ha pervaso di sé ogni cosa. Ha fatto la Chiesa, ha fatto me, ha fatto la mia anima rinnovata. Questo Spirito, chiediamo come vita per noi. È Spirito miracoloso che fa i miracoli, che guarisce i cuori, che allenta le catene, che guarisce le menti, che dona riposo e pace all'anima. Del nuovo comitato, che come diceva Nicola è formato da me come coordinatore, insieme con Maria Carmela e Teresa, Teresa sta là, Maria Carmela, eccola là, seduta vicino alla mia inizia. E chiaramente ringrazio loro per la disponibilità a questo servizio, e non posso non ringraziare chi ci ha preceduto in questo, Nicolino per ben due mandati, e Carmela che è stata, ha fatto parte del primo comitato, e Vito Cavallo che ha fatto parte del comitato uscente. Quindi davvero grazie a voi, perché se siamo qui questa sera è anche merito del lavoro che voi avete fatto insieme con tutti i gruppi. Quindi grazie del servizio che con grande umiltà, per dire, avete fatto.
Siamo qui questa sera per fare memoria di un evento importantissimo per il rinnovamento. Era il 14 marzo del 2002, quando il Consiglio Permanente della CEI approvava lo statuto dell'Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, riconoscendo in tal modo l'approvazione giuridica del nostro movimento. In quel giorno, nella mattinata, l'intero Consiglio Nazionale, con Rosario, che era coordinatore regionale della Basilicata, veniva ricevuto in udienza dal... Dicevo che in quella giornata ci furono due momenti importanti. La prima, la mattina, quando il Consiglio Nazionale, che era Rosario, dicevo, presente, fu ricevuto dal Papa, da San Giovanni Paolo II, in udienza privata. E nel pomeriggio, quanti di noi avevano raggiunto Roma, perché poi eravamo veramente in tanti, anche nella Basilicata, c'eravamo io, Franco Maggi, c'era Carmela, insomma c'eravamo un bel po' di gente, ci siamo ritrovati presso la Basilica di San Giovanni in Laterano per celebrare la Santa Messa insieme con il Cardinale Fulini, che all'epoca era il presidente della CEI. E davvero ricordo con grande gioia la gioia che riempiva i cuori dei presenti. Mi ricordo un canto in lingue straordinario, quindi è stato davvero il 14 marzo del 2002 un giorno importantissimo per il rinnovamento. Allora siamo qui per fare memoria e vogliamo che questa sia un'occasione favorevole per ringraziare il Signore per la grazia del rinnovamento, perché il rinnovamento è una grazia per ciascuno di noi, e per riaffermare con convinzione e senso di appartenenza la nostra adesione a questa che è una grande famiglia. Questa è davvero l'occasione in cui vogliamo rinnovare il nostro amore per la Chiesa e la nostra appartenenza al rinnovamento, e affermare con forza che davvero tutto questo è una grande storia d'amore che si rinnova ogni giorno. Vogliamo innalzare le nostre mani al cielo e benedire il Signore per il dono della Chiesa, di cui vogliamo continuare ad essere segno di comunione e di annuncio gioioso della fede. Papa Francesco all'Olimpico, 1 e 2 giugno dell'anno scorso, ci ha detto una cosa importante. Ci ha detto che siamo una grande forza al servizio dell'annuncio del Vangelo nella gioia dello Spirito Santo. Siamo una grande forza al servizio dell'annuncio del Vangelo nella gioia dello Spirito Santo. E Salvatore Martinez, nel video che vedremo tra un attimo, afferma un'altra cosa importante. Dice: si prepara davanti a noi un quadriennio di grande slancio missionario, di grande impegno per la nuova evangelizzazione. Lo sentiremo tra un attimo, proprio dalla sua bocca. Questo allora, cari fratelli, è quello che ci attende in questo quadriennio. Fuori da questa chiesa, qui in Senise, noi abbiamo pregato in modo particolare per Senise anche nel momento della prepreghiera, ma in tutta la nostra diocesi, davvero fuori di questa chiesa c'è un mondo intero che ha bisogno di sentire parlare di Gesù, che ha bisogno che gli vengano raccontate quali e quante meraviglie il Signore ha compiuto nelle nostre vite e ancora compie nelle nostre vite. Lo abbiamo sentito dalla preghiera, nei nostri gruppi, nella nostra diocesi e in tutta la Chiesa. Forse ci fa paura tutto questo, cari fratelli, però non dobbiamo temere davvero niente, perché questa nuova evangelizzazione, e io questo lo dico veramente con forza, va fatta con la semplicità e l'umiltà che da sempre ci hanno contraddistinto. Io penso che noi come diocesi e come gruppi della diocesi abbiamo veramente questa caratteristica importante. Davvero, noi siamo semplici, noi siamo umili. E in tutto questo ci deve incoraggiare un altro passaggio importante di Papa Francesco all'Olimpico. Aspetto da voi una evangelizzazione con la parola di Dio, che annuncia che Gesù è vivo e ama tutti gli uomini. Allora questo è il modo semplice in cui noi dobbiamo evangelizzare. Davvero tutti quanti, giovani e vecchi di età, anziani e nuovi nel cammino del rinnovamento, tutti siamo chiamati ad andare nel mondo
a proclamare alle persone che incontriamo una sola parola, che Gesù è vivo e ti ama. Questo è quello che dobbiamo dire alle persone che incontriamo: Gesù è vivo, Gesù ti ama. Che davvero questo semplice annuncio possa convertire i cuori di chi ancora non crede, e c'è tanta gente che ancora non crede, di chi non ha il cuore infiammato per Gesù e vive con tiepidezza la sua fede. Gesù ha bisogno di cuori infiammati, di chi soffre e non ha più speranza, di chi si è perduto e non vede più la luce. E questo annuncio, permettetemi, renda anche il nostro cuore sgomento. Non ci faccia adagiare, non ci faccia dormire, non ci faccia stare nelle nostre case. È stato letto a Geo 2, ma ricordatevi a Geo 1, la mia casa va in rovina. Non è questo il momento di dormire, cari fratelli, non è questo il momento di adagiarci. Ma davvero questo annuncio doni al nostro cuore quella necessaria gioia dello Spirito che ci spinga a proclamare la Signoria di Gesù davvero fino agli estremi confini della terra. Davvero ogni occasione da questo momento in poi, e questa sia la regola di questo quadriennio, ogni occasione sia propizia per parlare di Gesù. Non stanchiamoci mai di annunciare Gesù e di dire a tutti quanti: vieni e vedi, vieni anche tu e vedi, quello che è successo a me può succedere anche a te. Vieni e prendi parte anche tu di questo immenso amore che si chiama Gesù e ti aspetta soltanto di amarlo. Ogni occasione sia propizio, e la prima occasione ce l'abbiamo tra qualche mese, la convocazione nazionale, dove sentiremo anche delle parole di Salvatore. Di nuovo il Papa ci onora della sua presenza, il Papa starà ancora con noi, saremo a Roma questa volta dal 3 al 5 luglio, e questa sia un'occasione importante per invitare le persone, per dire alle persone: davvero vieni e vedi. È chiaro che prima di tutto ci dobbiamo segnare noi. Una sorella, prima, quando sono arrivato qui, mi ha accorto, mi ha detto: mi devo prenotare per Rimini, e ho deciso, non so che succederà, ma ho deciso che devo venire, voglio venire. Quindi questo deve essere veramente lo spirito che ci deve animare. Davvero dobbiamo essere coraggiosi nel prenotarci e nel dire il nostro sì al Signore. Anche se ancora mancano alcuni mesi, ma già da domani contattiamo i nostri coordinatori, contattiamo i nostri pastorali, contattiamo i referenti delle prenotazioni e diamo il nostro nome, con fede diamo il nostro nome per partecipare a Roma ed invitiamo, abbiamo il coraggio di invitare tutte le persone che ci troviamo lungo il nostro cammino, al lavoro, a scuola, nella famiglia, dappertutto. Allora questa, cari fratelli, è una giornata carica di significati spirituali, ma è anche una giornata di carità materiale, in cui tutti noi, membri di questa grande famiglia che è il Rinnovamento, che è la nostra famiglia, siamo chiamati a sostenere le necessità sempre più crescenti del Rinnovamento nella sua opera di evangelizzazione, contribuendo alla realizzazione del bene comune di questo corpo a cui apparteniamo. Davvero l'evangelizzazione purtroppo ha un costo. Allora questa giornata sia anche una giornata di carità materiale. La grande famiglia del Rinnovamento ha bisogno del sostegno di tutti gli appartenenti per continuare la sua missione, questa missione che lo Spirito ci ha affidato nella Chiesa. Per questo ciascun coordinatore che è qui presente ha portato con sé una busta, e questa busta in cui c'è la raccolta di tutti quanti gli incontri di preghiera precedenti, almeno noi a Policoro abbiamo fatto una raccolta straordinaria il giovedì scorso durante gli incontri di preghiera. Allora in questa busta, che è il coordinatore, verranno poi, questa busta verrà presentata al momento dell'offertorio, e l'intera cifra che sarà raccolta noi la invieremo a Roma proprio per tutte le esigenze del Rinnovamento. Allora davvero voglio dire il mio grazie a ciascun gruppo per quanto ha raccolto, soprattutto in questo momento che sappiamo essere un momento davvero difficile per la nostra società dal punto di vista economico. Davvero che il Signore possa benedire ogni rinuncia, perché anche quel centesimo che è stato messo in questa raccolta straordinaria sicuramente è frutto di sacrifici, il suo è frutto di rinuncia. Davvero il Signore possa benedire ogni rinuncia, ogni sacrificio che ciascuno di noi ha fatto, un fratello e sorella dei nostri gruppi ha fatto,
per poter permettere questa missione di evangelizzazione a cui il rinnovamento tiene tanto e che ci vede coinvolti tutti quanti. Questa non è la missione di Salvatore Martinez, non è la missione di Mario Landi, non è la missione del Comitato Nazionale, ma è la missione di ciascuno di noi, è la missione di ogni gruppo, è la missione di ogni fratello di gruppo, dal più anziano al più giovane nel cammino. Davvero nessuno si sente escluso da questa chiamata all'evangelizzazione. Allora davvero grazie per la vostra presenza. Noi come comitato confidiamo nella preghiera di ciascuno di voi. Davvero ricordatevi di pregare nei vostri gruppi per il nostro comitato, per le nostre povertà, per tutto quello che il Signore ci metterà davanti in questo quadriennio. Avremo modo e in animo nostro di venirvi a trovare nei gruppi, stare un po' con voi e pregare con voi. Allora, non voglio dilungarmi ulteriormente e voglio dare la parola invece a Salvatore Martinez in questo video che ha una durata di una quindicina di minuti. Quindi buona visione, buona preghiera, buon cammino a tutti. Grazie. Il 14 marzo, festa del ringraziamento, giorno nel quale rinnoviamo il nostro amore per la Chiesa e la nostra appartenenza alla grande famiglia del rinnovamento nello Spirito Santo. È festa, questa è parola che nei nostri giorni sembra essere cancellata dal vocabolario di una umanità sempre più triste, sempre più ripiegata su se stessa, sempre più sfiduciata guardando agli eventi della storia. Eppure c'è detto nella scrittura che quando c'è lo sposo bisogna far festa. E Gesù è vivo, è presente in mezzo a noi. È passato un altro anno, 13 dal giorno della nostra approvazione dello statuto del rinnovamento nello Spirito Santo. Come non ricordare quel giorno con Giovanni Paolo II e con tutti i nostri vescovi. E anno dopo anno vogliamo raccontare le meraviglie del Signore. Lo facciamo con i nostri vescovi, con i nostri sacerdoti, con i giovani, con gli anziani, con gli ammalati, con i poveri, con coloro che da poco hanno iniziato questo cammino del rinnovamento. A tutti giunga il mio saluto di pace, il mio gesto di comunione a nome di tutto il Comitato e Consiglio Nazionale del Rinnovamento nello Spirito, dalla sede del Rinnovamento nello Spirito. Cari amici del rinnovamento nello Spirito Santo, non stancatevi di rivolgervi verso il cielo. Il mondo ha bisogno della preghiera. Servono uomini e donne che sentano l'attrazione del cielo nella loro vita, che facciano della lode al Signore uno stile di vita nuova. E siate cristiani gioiosi.
È iniziato un nuovo quadriennio di servizio pastorale, abbiamo rinnovato i nostri organismi nazionali e adesso inizieranno anche i rinnovi degli organismi regionali, diocesani, locali. Un grande movimento dello Spirito che coinvolgerà migliaia di persone, ad indicare non soltanto che il rinnovamento è vivo, ma che vuole vivere la propria fede in sintonia con il pontificato di Papa Francesco, che chiede conversione pastorale in chiave missionaria. Inizia un quadriennio di grande slancio missionario, di grande impegno per la nuova evangelizzazione. L'anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato davvero ricco di grandi novità. Una tra queste, direi davvero straordinaria, il cui ricordo suscita in noi ancora grande commozione, la grande convocazione con Papa Francesco allo Stadio Olimpico. Lo scorso anno, per l'appunto, 52.000 persone si sono ritrovate in questo cenacolo a cielo aperto per dire la gioia della fede e di una fede missionaria. Voi. Voi, rinnovamento carismatico, avete ricevuto un grande dono dal Signore. Voi siete nati da una volontà dello Spirito Santo come una corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa. Questa è la vostra definizione, una corrente di grazia. Il rinnovamento carismatico è una grande forza al servizio dell'annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito Santo. E tutto questo sulla base della adorazione. Il fondamento della rinnovazione è adorare Dio. Nei documenti di Malin voi avete una guida, un percorso sicuro per non sbagliare il cammino. Mi hanno chiesto di dire al rinnovamento cosa si aspetta il Papa da voi. La prima cosa è la conversione all'amore di Gesù che cambia la vita e fa del cristiano un testimone dell'amore di Dio. La Chiesa si aspetta questa testimonianza di vita cristiana. Aspetto da voi che condividiate con tutti nella Chiesa la grazia del battesimo nello Spirito Santo, espressione che si legge negli Atti degli Apostoli. State attenti a non perdere la libertà che lo Spirito ci ha donato. Voi siete dispensatori della grazia di Dio, non controllatori. Non fate di dogana allo Spirito Santo. Aspetto da voi una evangelizzazione con la parola di Dio che annuncia che Gesù è vivo e ama tutti gli uomini. Il rinnovamento carismatico è una grande forza al servizio dell'annuncio del Vangelo nella gioia dello Spirito Santo. Voi avete ricevuto lo Spirito Santo che vi ha fatto scoprire l'amore di Dio per tutti i suoi figli e l'amore per la parola. Cercate l'unità del rinnovamento, perché l'unità viene dallo Spirito Santo e nasce dall'unità della Trinità. Quando penso a voi carismatici, viene a me la stessa immagine della Chiesa. Penso anche a una grande orchestra, dove ogni strumento è diverso dall'altro e anche le voci sono diverse, ma tutti sono necessari per l'armonia della musica. Di dare testimonianza di ecumenismo spirituale con tutti quei fratelli e sorelle di altre chiese e comunità cristiane che credono in Gesù come Signore e Salvatore. Ricordate che il rinnovamento carismatico è per la sua stessa natura ecumenico. Il rinnovamento cattolico si rallegra di quello che lo Spirito Santo
realizza nelle altre chiese. Avvicinatevi ai poveri, ai bisognosi, per toccare nella loro carne la carne ferita di Gesù. Avvicinatevi, per favore. Ebbene, la grande notizia che già circola e che voglio darvi come anteprima è che Papa Francesco tornerà ancora in mezzo a noi. 3-5 luglio la prossima convocazione ancora a Roma e siete tutti invitati e non solo, siete chiamati ad invitare amici, parenti, quanti hanno desiderio di fare una esperienza di fede e un incontro personale con Gesù vivo che regala ancora conversione, gioia, guarigione, liberazione. Inizia, dicevo, un nuovo quadriennio di servizio. Ci lasciamo alle spalle tanta ricchezza spirituale, tanti gesti, tanti segni che mi auguro possiate raccontare, che i coordinatori diocesani racconteranno in questa speciale giornata, in questa festa del ringraziamento. Perché vedete, dire grazie al Signore, ringraziare il Signore, significa non soltanto fare memoria grata del nostro cammino, ma attualizzare, rinnovare le premesse di fedeltà e direi quel di più che Gesù chiede sempre a coloro che vogliono seguirlo da vicino e che vogliono impegnarsi nella storia come discepoli fedeli al Maestro. Siamo in cammino, il nostro cammino non si interrompe e abbiamo indicato all'inizio di questo nuovo quadriennio in 5C il senso, il significato, la struttura portante, gli elementi fondamentali del nostro cammino ecclesiale, spirituale e carismatico. 5C, la prima è Cristo, Lui è tutto per noi e noi facciamo ancora poco per Lui, vuole abitare nei nostri cuori. L'invito è che oggi ciascuno di noi rinnovi la Signoria di Gesù per permettergli di salvare ancora quelle parti della nostra vita che non sono ancora completamente sue e orientate al bene. La seconda C è comunione. Abbiamo bisogno in questo mondo diviso, frantumato, di essere un segno di comunione. Comunione prima di tutto, comunione sopra di tutto, a partire dalle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, dove il Signore ci pone come discepoli della comunione con Lui. Se siamo in comunione con Lui, noi possiamo essere in comunione con tutti. La terza C è la comunità, è il luogo dove la sperimentiamo, dove da estranei diventiamo amici nel Signore, fratelli, ci sosteniamo, ci aiutiamo, ci incoraggiamo, ci completiamo, impariamo ad essere uomini, impariamo ad essere cristiani, impariamo ad essere carismatici. E la quarta C è proprio carismi. Il rinnovamento è stato suscitato per questo nella Chiesa e il pontificato di Papa Francesco segnala l'attualità dei carismi, l'importanza di un'evangelizzazione sostenuta dal potere dello Spirito. È potere d'amore. Dietro ogni carisma viene salvata l'inerzia, l'inefficienza, la stabilità di una Chiesa che invece è spinta, dice lo stesso Papa Francesco, a correre il rischio di questa instabilità proprio perché corre, proprio perché va, proprio perché non si autoconserva. E noi dobbiamo essere un segno di questa forza intraprendente dello Spirito che ci spinge fuori dal cenacolo nel mondo. E la quinta C riguarda proprio il mondo dei poveri, degli ultimi, degli abbandonati, dei dimenticati. Li abbiamo già in mezzo a noi, ma dobbiamo anche andare a cercarli. La cultura della Pentecoste, la civiltà dell'amore segnalano il bisogno di un umanesimo cristiano in questo nostro tempo, un tempo sempre più disumano che ha bisogno dei testimoni dello Spirito, proprio noi, invitati, esortati, spinti dallo Spirito a raggiungere queste periferie per far vedere che lì Gesù è vivo. Prendersi cura degli ultimi significa permettere agli ultimi di prendersi cura di noi, perché ci ha detto Gesù: in loro, in ciascuno di loro, vive Lui. E la gratitudine sulla terra e soprattutto in cielo sarà grande per ciascuno di noi se avremo adempiuto a questo mandato del Maestro.
E in ultimo, in questa giornata facciamo sentire il calore, l'affetto, la vicinanza spirituale anche attraverso il sostegno materiale che dobbiamo assicurare alla vita del nostro movimento, allo sviluppo del nostro movimento, perché tante sono le opere, le attività, le iniziative che ci attendono e che spero in questa giornata siano da tutti voi raccomandati. Bene, il Signore ci benedica fortemente, il Signore accompagni il nostro cammino con la gioia che da sempre lo contraddistingue. C'è un di più che ci attende, nessuno si sottragga, nessuno si tiri indietro, nessuno si ripieghi su se stesso. Il rinnovamento è vivo, la Chiesa è viva, Gesù è vivo. Alleluia. Come ho incontrato Gesù e come Lui ha cambiato la mia vita. Prima della mia conversione, ha cambiato la mia vita diventandone il protagonista. Prima della mia conversione vivevo una vita in cui era la continua ricerca dei piaceri e dei divertimenti tranquilli.
E anche se mi accorgevo che le cose che facevo erano sbagliate, trovavo sempre il modo per giustificarmi, dicendomi: ma che male c'è? Senza rendermi conto che il male più grande lo stavo facendo a me stessa. In quei momenti di piacere e divertimento mi sentivo la persona più felice del mondo, ma dopo quella felicità si trasformava in un grande senso di vuoto e solitudine. Fu così che mi catapultai in una serie di situazioni dalle quali non riuscivo più ad uscire. Anche in famiglia vivevo una situazione di scontri e disagi che mi spinsero a chiudermi in me stessa. Mia madre aveva una dipendenza dall'alcol, così per disintossicarsi dovette andare in una comunità ed io e i miei fratelli in una casa famiglia. E fu in quel momento che Gesù mi tese la sua mano. Lo fece servendosi della mia insegnante di religione, che mi invitò a trascorrere una settimana sul Pollino con altri giovani. Senza dirmi di cosa si trattava. Lì, mentre gli altri pregavano, io mi annoiavo. Passata la settimana, disse alla mia insegnante che non ero battezzata e lei mi propose di ricevere i sacramenti. La notte di Pasqua ricevetti i sacramenti. Ero molto felice, mi sentivo piena, ma quella gioia e pienezza svanirono perché non avevo saputo coltivarla. Mi lasciai prendere dal mondo e dimenticai la grazia che Gesù mi aveva donato. Iniziai a frequentare gli incontri di preghiera, ma senza interesse, tanto che a volte mi addormentavo. Andai avanti così per un lungo periodo e pur frequentando il cammino mi sentivo sempre più lontana da Gesù. La mia vita continuava fra divertimenti vari, cambiavo un ragazzo dopo l'altro ed ogni tanto per passare una serata diversamente mi ubriacavo. Un giorno, andando a messa, avvenne l'incontro che mi ha cambiato la vita. Arrivai prima, così entrai in chiesa e vidi il Santissimo esposto. Mi inginocchiai ed iniziai a parlare con Gesù. Gli dissi che non ero degna di stare dinanzi a Lui perché peccatrice e che non potevo servire a nulla. E il Signore mi rispose e mi disse: figlia mia, perché hai paura di me? Io ascolto il tuo cuore. E fu allora che decisi di rinunciare a tutte le situazioni che mi impedivano di lasciarmi amare. Decisi di donare il mio sì a Dio, decisi di fidarmi di Lui. Da quell'incontro che mi ha cambiato la vita sono passati 5 anni e più passo del tempo con Gesù, più dentro di me cresce il desiderio di seguirlo e servirlo. Ho da poco iniziato il cammino di discernimento vocazionale per capire il progetto di vita che Gesù ha per me. Sono felice e curiosa di capire cosa e dove il Signore mi vuole. Lodo e ringrazio il Signore per le meraviglie che ha compiuto nella mia vita. Gesù è il Signore. Di disgrazia e tra l'altro la malattia e la morte poi di mio padre.
In questa situazione di distrazione mi ricordo che cominciava dentro di me a farsi questa domanda. Ma Dio dov'è? Ma se tu esisti veramente, perché permetti questo nella mia vita? Ma dove sei? Cominciava questo urlo da di dentro a chiedere aiuto. Mi ricordo che dicevo sempre, ma chi mi salverà da queste situazioni? Chi mi potrà aiutare? E a volte entravo in chiesa quando non c'era nessuno e mi rivolgevo a te e dicevo, Dio, se ci sei dammi una mano, ti prego, è arrivato il momento, non ce la faccio più. E quindi poi mi ricordo sempre verso il cielo e dicevo, Dio, veramente fatti incontrare, c'era questa richiesta che partiva da una situazione veramente di sofferenza grande. E il Signore non fece attendere questa mia risposta. Mi ricordo che abitavo con un'amica che, siccome mi conosceva bene, vedeva che insomma stavo male, diceva sempre, ma guarda, c'è un sacerdote a Padre Minozzi, perché non vai? Facci a parlare. E io così facevo, sì, mo ci vado, ma rimandavo sempre. E invece una sera così, presa proprio, non lo so, c'è stata una forza dentro di me che mi ha detto, vai, adesso devi andare. Presi il rosario che avevo, andai a piedi da questo sacerdote. E questo bussai, mi ricordo, mi disse, chi sei, che cosa cerchi? Io un po' così dico, non lo so che cosa cerco, so solo che devo parlare con qualcuno. Quindi la cosa bella è che questo sacerdote veramente mi fece parlare per un'ora. Io mi ricordo che gli dissi delle cose della mia vita che non avevo detto mai a nessuno, cioè mi svuotai completamente, gli dissi. E allora mi ricordo che mi ascoltò, poi mi pose le mani sulla mia testa, prego, e io così all'istante sentì subito una liberazione e poi mi invitò all'incontro di preghiera che era il giorno dopo, giovedì. Io mentre camminavo, mi ricordo che andavo verso casa, mi sentivo tanto leggera che mi si accorre, era un po' lontano la mia casa, ma arrivai di corsa da questa amica e gli dissi, guarda, mi sento libera, cioè mi sento più libera, e allora detto domani vado alla preghiera, e era la preghiera, c'era sempre Enzo, Nicola, la chitarra. Mi misi dietro, mi ricordo all'ultimo bando, timorosa, e mi fecero pure l'accoglienza in tutta rossa, volevo sprofondare il mondo. Però quando mi ricordo questa cosa in particolare, che all'invocazione dello Spirito Santo, io veramente cominciai ad avvertire qualcosa che si risvegliava, con una pace nuova, un amore nuovo che non avevo mai provato prima. E dissi tra me, ecco, ho trovato il mio posto, questo è il mio posto, un rinnovamento, mi ricordo che. E poi c'era il cammino di fusione, iniziava, no? Siccome si è parlato di cammino di fusione, io voglio dire veramente, anche se è un po' lunga, quindi mi concedi una cosa, voglio dire, c'è alcune tappe che poi hanno segnato veramente la mia vita di fede, c'è questo cambiamento profondo, c'è questo cammino di fusione che c'è l'amore di Dio, il peccato, no? La salvezza, la conversione, la Signore di Gesù e poi i carismi della Chiesa. Ma io non solo ho avuto la grazia di ascoltare, no? Tutto, di avere la tua ma veramente ho avuto la grazia di quando si dice che la parola si fa carne. Ecco, nella mia vita tutto quello che era nel seminario si è fatto carne, a cominciare da questo amore che io veramente cominciavo a sperimentare, ma anche a capire il peccato. Capivo che quanto era grande l'amore di Dio, tanto profondo era il peccato nel cuore dell'uomo, che era insondabile. E quando questo peccato veramente è capace di distruggere una vita, capace di veramente di entrare in una casa e di distruggerla, soprattutto c'è presi coscienza di quanto veramente l'occultismo, cioè questa idolatria, no? Perché io purtroppo ho abitato a fianco a un mago per diversi anni, cioè abitavo proprio a casa comunicando con questo mago e purtroppo in momenti di disperazione mia madre si era rivolta a lui e quindi ho sperimentato come quel peccato veramente era entrato nella mia vita e aveva distrutto, e in questa situazione io poi avevo dei momenti alti e bassi, cioè c'erano dei momenti in cui mi sentivo bene, ma continuavo ad avvertire questa sofferenza, questo diciamo disagio, e veramente l'opportunità della salvezza, cioè quello che veramente ho provato la salvezza di Dio una sera quando mi ricordo che ero ammalata e sola sempre.
sangue, c'era Gesù morto, la Madonna addolorata, e io scesi dalla macchina con la febbre altissima. E mi ricordo che mentre guardavo Gesù in quel momento, il Gesù Franco che mi invitava a dire guardate Gesù, io veramente in quel momento ho visto in Gesù, cioè colui che toglieva il peccato dal mondo, io in quel momento veramente l'ho sperimentato, cioè io sentivo quella voce che diceva, ecco, nella mia morte e nella sua morte io rivivo. Perché solo lui, cioè magari un'amica ti può consolare, un genitore ti può capire, ma chi ti salva dalla fossa è Gesù. E Gesù, perché è morto ed è risorto, veramente ti viene a farti risorgere, cioè viene a toglierti tutto il male. E così è cominciato un cammino veramente di guarigione, di liberazione. Grazie a Dio ho partecipato a tanti seminari, insomma. E poi c'è stato l'altro passaggio, che è la signoria di Gesù. Cioè, di fronte a questa salvezza, di fronte a tanto amore, di fronte a Gesù che veramente io ho visto come l'agnello di Dio che toglieva il peccato, che mi liberava, cioè, è stata una cosa troppo forte nella mia vita. Dico, Gesù, io non posso che darti la mia vita. E questo è successo il 31 dicembre del 93. Sempre questa mia amica, no? Fino a mia ora c'è un angelo custode. Io mi fa una c'era una messa che faceva sempre Don Innocenzo con il coro, e era una messa carismatica, dice no dobbiamo andare, e vabbè io lasciai tutto, anche se il 31 era una giornata in cui facevo il vostro conto, dice è passato Natale, che ho fatto andare. Allora andai, e a un certo punto mi ricordo che questo sacerdote ci invitò a fare un gesto, dice adesso fate il resoconto della vostra vita, e dice chi se la sente gli firmi l'assegno in bianco, Gesù, cioè ci diede un foglietto proprio e disse scriveteci la firma e io in bianco questo foglio, dice Gesù deve, cioè, dovete dire a Gesù fai quello che vuoi della mia vita, io te lo scrivo in bianco, tutto quello che vuoi, io mi arrendo a questo amore, mi arrendo a te. Io mi ricordo con tutta la fede che avevo, gli firmo questo bel assegno e glielo consegno. E io veramente là, mentre poi uscivo e andavo sempre verso Valsini, io veramente fui invasa da una grazia così grande, è come se, cioè io in quel momento capii chi era Dio, chi ero io, e che non ero uno straccetto buttato nel mondo, ma io ero stata pensata da Dio da sempre e andavo verso Dio. C'era talmente forte questa pienezza di grazia, tutti i doni, quello della sapienza, dell'intelligenza, veramente in quel momento erano presenti in me, tanto che alla fine dissi, ecco adesso posso pure morire, perché ho capito che Dio esiste, adesso Dio posso pure morire. E poi la sera mi ricordo che c'era Don Franco, sempre che avevo organizzato insieme a Bob, a Maria, a Rosario, c'era questa serata che facevano, avevano praticamente preso tutti i poveri di Valsini, quelli che nessuno ci sarebbe mai stato insieme. Mi ricordo che c'erano delle persone che vivevano da soli, no? Che nessuno voleva nelle proprie case, e li abbiamo invitati e abbiamo fatto anche un bel capodanno con noi. Ma io sentii una pienezza di vita, stare con quei poveri mi dava una pienezza che nessun altro mi aveva dato. Veramente, cioè io che al 31, no, ero ragazza, andavo trovando degnoni e cose, invece quella era la pienezza, e poi tornavo sempre peggio di come andavo. In quel momento dico, è una pienezza veramente di grazia che Gesù mi ha dato, che mi dava. E io veramente lo ringrazio, Dio, ringrazio Dio perché veramente per questa corrente di grazia io posso dire che ero come un pezzente, no? Quando uno vive da pezzente senza sapere di essere figlio, no? Questa proprio risveglio della fede che c'è stato in me. Veramente questa ringrazio le comunità che mi hanno accompagnato, Valsini, Puricori, i sacerdoti, ma veramente li ringrazio di cuore, ringrazio il Papa, che è Papa Giovanni XXIII, che dopo il Concilio che hai detto c'è stato veramente un risveglio di questa corrente di grazia che dall'America è giunta fino a noi, ai nostri paesi. Veramente li ringrazio per questa corrente di questa grazia che è stata il rinnovamento, perché io avevo un Gesù lontano, invece me lo sono trovato vivo nella mia vita. Veramente rendo grazie a Dio per il rinnovamento, per tutti voi, per i coordinatori che in questi anni hanno con me, insomma, cioè,
cercato di diffondere questa grazia nella nostra regione. Ringrazio tutti voi e veramente grazie a Dio. Siete disponibili a continuare a pregare? Sì. Per altre due ore? Sì. Cristo Gesù, speranza delle genti, Cristo Gesù, salvezza di ogni debole, Cristo Gesù, Vigilia, splendido Cristo Gesù, speranza delle genti, Cristo Gesù, salvezza di ogni debole, Cristo Gesù, vivienza di ogni povero, sei la mia eredità, la mia eredità. Cristo Gesù, sei la mia eredità. Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Concludiamo questo momento di preghiera con la celebrazione del mistero pasquale, che è la fonte di ogni tutto ciò che accade e accadrà nella nostra vita, fratelli carissimi. Disponiamoci a chiedere perdono in modo particolare per i nostri peccati di omissione, per le nostre resistenze allo Spirito, per le nostre paure, per le nostre angosce, per la nostra poca testimonianza. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto. Alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. La legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami da tutto dalla mia colpa. Dal mio peccato, rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Vangelo secondo Giovanni. Quel tempo c'era tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
C'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Un paio d'ore, molto intense, fratelli carissimi, finora avete ascoltato delle voci autorevoli dai papi responsabili nazionali, Martinez, responsabili diocesani, regionali, e quindi un'abbondanza di grazie già è stata riversata nei vostri cuori e nelle vostre menti. Ora siamo qui per la celebrazione eucaristica, abbiamo iniziato la celebrazione eucaristica, la preghiera per eccellenza, per dire grazie al Signore di questa data, di questo riconoscimento. 13 anni fa avevate il Cardinale Ruini, questa sera dovete accontentarvi di un parroco di campagna, quindi potrei anche, davanti a tutte queste voci autorevoli, di restare zitta, però credo che non posso tacere, perché siete qui questa sera, quei greci, tutti insieme convenuti per la festa, per il culto, che volete, che cosa volete? Cosa volete? I greci, cosa volete questa sera? Volete? Gridate un po', volete? Volete vedere Gesù? Vedo che state dormendo, però sinceramente, io l'ho detto prima, caro Filippo, se siete disponibili a pregare ancora un altro po', siete qui, e questo mi ha sfuggito lo spirito mentre vi ascoltavo prima. Volete, siete qui perché volete ancora una volta vedere Gesù, guidati, condotti, direi, portati dallo Spirito. Ebbene, quale Gesù volete vedere, fratelli miei? Ecco la parola del Vangelo. Gesù stesso ci risponde: se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. Siamo quasi vicini alla Pasqua. Il Gesù che volete vedere, che dobbiamo vedere, che dobbiamo cercare, è il Cristo crocifisso, è il Cristo in croce. E per vederlo, per conoscerlo sempre di più, per sperimentare ancora una volta sempre il suo amore, abbiamo bisogno di accogliere il suo invito. Venite e vedete. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E sulla croce che si è creata la più grande e profonda intimità di Cristo con Dio, e quindi in Cristo dell'uomo con Dio. E su questa croce che noi facciamo esperienza profonda della nostra figliolanza con Dio nostro Padre. Ecco perché abbiamo bisogno, fratelli miei, di accogliere la croce come la strada fondamentale, importante, per vedere in pienezza di Gesù Cristo e in Cristo Dio nostro Padre. Se non ci lasciamo attirare da questa croce, se non diventiamo, in altre parole, discepoli, non ci mettiamo la sua sequela, condotti dallo Spirito, non saremo mai capaci di vedere il Cristo vero.
con il rischio di farci il nostro Gesù Cristo, proprio perché preghiamo, perché siamo nel rinnovamento, perché veniamo in chiesa, veniamo a messa, forse pretendiamo un Gesù che ci liberi dalle preoccupazioni, dalle sofferenze, dalle malattie, dalle croci. Ecco allora invece, accogliere Gesù in croce significa una bellissima frase che ha detto poc'anzi Teresa: nella sua morte c'è la mia vita. E allora l'interrogativo che mi pongo, perché le meraviglie possono continuare attraverso un'appartenenza vera, profonda, autentica, a rinnovamento dello spirito, è proprio questo: accetto, accolgo la mia croce di ogni giorno, accetto di svuotare la mia vita, il mio io, per lasciare spazio al mio Dio, con una certezza, fratelli miei, e concludo, perché non voglio veramente stancarmi di più, con una certezza che accogliendo la croce, vivendo la dimensione della croce, come il Vangelo ci ha richiamato, terrò lontano il principe di questo mondo. Se vivo la dimensione della croce, Satana, chiamiamolo per nome, non ha più potere su di noi, perché Cristo in croce l'ha sconfitto per sempre, e noi con lui. Continuiamo a pregare in questo momento, guardando al futuro, perché ci è stato ricordato che ringraziare non è semplicemente uno sguardo al passato, per ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. E io vi chiedo, prima ancora come gruppo e come comunità, come persona, di dire grazie, grazie, tutti i giorni penso al Signore, di ciò che Dio ha fatto nella vostra vita. Io credo che la sintesi di tutto possiamo prendere una profonda testimonianza di Filomena. Vorrei che tutti ci chiamassimo Filomena questa sera, per un semplice fatto, Filomena. E nel tuo nome, la tua realtà. Sai che significa Filomena? Amata. Essere amata. Ecco allora che non potete sfuggire all'amore di Dio Padre. E l'augurio che rivolgo a tutti, fratelli carissimi, è proprio la gioia di sperimentare l'amore di Dio, per la potenza e la sottomissione però allo Spirito Santo di Dio, che spesse volte, o meglio, più delle volte, ci porta dove noi non vogliamo, ci conduce dove forse non desideriamo. Questa, credo, è la vera evangelizzazione. Non legiamoci a degli schemi, a dei posti e dei luoghi, ma veramente abbandoniamoci all'azione dello Spirito Santo, perché possiamo raggiungere quelle persone, quei fratelli che magari non sono nei nostri calcoli. Lo Spirito ci conduca, fratelli carissimi, a sempre di più a vedere Gesù Cristo per rafforzarlo nella nostra vita, e attraverso di noi possa raggiungere il Signore tanti nostri fratelli, con la certezza che di questa lotta in che noi dobbiamo affrontare, mentre gente noi vogliamo vedere Gesù, ci sono tante altre persone che vogliono nascondere Gesù, o meglio, vogliono ammazzare Gesù, vogliono la morte di Gesù. Però è una lotta che, se uniti tra di noi, se uniti a Cristo, se docili, ecco, docili allo Spirito, insieme a Maria e insieme a tutti i santi che ci hanno preceduto, senz'altro saremo vincitori. E vi auguro proprio questo, fratelli miei, che questo ringraziamento faccia nascere in voi un entusiasmo più bello,
quell'entusiasmo che ha spinto i primi apostoli il giorno di Pentecoste ad uscire fuori senza paura, senza timore, ma con una certezza di avere un fuoco nel cuore, quello fuoco da incendiare tante realtà subite, tante realtà morte, tante realtà che sotto la cenere vogliono nascondere la bellezza che c'è in noi, quella di essere figli di Dio. Per la Chiesa che in cui si lavorerò, perché istruita e guidata dallo Spirito Santo sappia annunciare con gioia la qualità del Vangelo, per questo noi preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro caro Vescovo Francesco, perché sostenuto dalla grazia dello Spirito, ci guidi alle fonti della gioia dello Spirito, che educa, conferma e manda ad annunciare le meraviglie del Signore, preghiamo. Ascoltaci, Signore, la nostra suggerità. Per Don Franco, che presiede questa Eucaristia, chiediamo per lui la realizzazione di tutti i suoi desideri più profondi, la salute e il coraggio sempre di annunciare che Gesù è il Signore, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Per le nostre comunità di preghiera del rinnovamento dello Spirito, perché sappiano sempre rispondere alle istanze dello Spirito, che chiama tutti a saper dare le ragioni della nostra speranza, e non si spenga mai il dono della gratitudine per questa storia d'amore. Per questo noi preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Per noi qui riuniti, perché affrontiamo le difficoltà del cammino guardando al Cristo innalzato sulla croce e rinnovando la disponibilità al perdono, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del rinnovamento in Italia, che oggi sono nella gloria di Dio, dall'alto dei cieli, pregano per tutti il rinnovamento. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra supplica. Donaci, o Padre, lo Spirito Santo, finché guardando il tuo Figlio innalzato sulla croce, confessiamo che Lui ci ha donato la vera vita, ora e per i secoli dei secoli. Amen. Intangibili della nostra salute economica, che è un gesto che si vuole fare per tutte le necessità della comunità nazionale, come proprio esempio di appartenenza e di gratitudine per quanto il Signore ha fatto per noi. Lo diede sui discepoli e disse: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Oh.
misericordioso, concede a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostengono nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Don Franco, vogliamo ringraziarti per la tua pazienza, la tua disponibilità. Sabato scorso volevamo vederci qua e abbiamo posticipato di una settimana e tu ci hai detto ancora una volta di sì. Io voglio ringraziarti anche per le parole che hai usato durante l'omelia, per questo invito a lasciarci davvero sospingere dallo Spirito Santo in questa evangelizzazione che il Signore ci chiede e ad aprirci verso tutti anche, perché hai utilizzato anche questa espressione. Vogliamo lasciarti un ricordo. Questo è l'ultimo libro di Salvatore Martinez che si intitola Il rinnovamento serve all'Antides, e quindi te ne facciamo noi proprio come comunità diocesana e ti chiediamo anche di portare i nostri saluti al nostro capo vescovo. Grazie a tutti voi davvero per la partecipazione numerosa e alla prossima, grazie. Veramente io devo dire grazie a voi, nella persona del vostro responsabile, diocesano, coordinatore diocesano, perché innanzutto mi è sfuggito prima e chiedo bene, il vescovo mi saluta perché è impedito ad essere presente, no? E volevo dire, vi ringrazio perché ho avuto l'opportunità di incontrare tanti volti che a cui non vedevo molto tempo, perché certe volte la maggior parte tutti i volti familiari. Poi vorrei dire ancora una cosa, così un piccolo pensiero ai giovani, coloro che hanno incominciato il cammino di diffusione: non vi scoraggiate, perché quando uno incomincia una strada devi sapere che deve lottare, però vi posso dire che la costanza, la persistenza sarà vincerà. E io sono a testimoniare al responsabile diocesano e a quello regionale che i frutti sono tantissimi. Grazie del vostro servizio, lo dico come parroco, però non vi gloriate troppo, mi rivolgo ai miei francabellesi, ma anche come vicario, grazie del vostro servizio che prestate alla diocesi attraverso le parrocchie. Ecco. E poi una sola cosa, alle C di padre, di Salvatore, e anche se è scontato, però non dimenticate di metterci un'altra C, il cuore. E qua, da qui che parto tutto, e qui deve essere la sintesi, la fonte di ogni vostro pensiero, di ogni vostra azione. Auguri immensamente a tutti voi, e la benedizione non è data solamente su di voi, ma anche sul vostro programma che prima vi è stato presentato dal vostro coordinatore. Auguri, approfitto anche per dire Santa Pasqua, buona risurrezione per una notte evangelizzazione. Auguri a voi.